Hai finito? Hai ciò che ti serve. Per ora sì. Ok, senti, guarda che lo capisco, se hai paura. Non ho paura. Nessuno mi obbliga a restare. Ma io non ti ho chiesto di andartene. Dovrei fare di meglio. Mi servirebbe aiuto. Mi servirebbe il tuo aiuto. Siamo una squadra? Sì, siamo una squadra. Non giochi mai in squadra? Direi di no. Era così difficile? No. Iniziamo allora. Certo. Bene, tuffiamoci e vediamo che cosa scopriamo. Sicura che quell'IP sia qui? Sicura, ai piani superiori. Come li raggiungiamo? Grazie alle telecamere. Ma dov'è? Dai, forza, devo vederlo, devo vederlo. Non mi hai sentito la prima volta che ho parlato? Forza, sbrigati e siediti. Siediti, cazzo! Vieni qui! Ok. Porca troia, d'accordo. Ma perché fai così? Mi la tua ragazza ti ha fatto incazzare. Siedo. Non ho tempo per queste stronzate, non ho tempo per lei. No, tu devi rilassarti. Vaffanculo a questa stronza, anzi vaffanculo anche a te! Sì, vaffanculo! Vaffanculo. Sei uno sfigato. Guarda, hanno cablato a mano dappertutto. Non sono i soliti teppisti. Sono armatissimi. Sembra una fortezza. Non vedo modo di entrare. Ehi, ma che cazzo ti prende? Insec del cazzo. Un gruppo di ragazzini ricchi che non ha mai visto la strada. Sanno programmare, sì. Li ho visti all'opera, sono bravi. Ma non hanno strutture di supporto. Se la polizia li trova, sono finiti. Io invece abbaio e mordo. La polizia mi gira alla larga. E non devo nascondermi dietro una cazzo di maschera. Che dolce. Il DedSec è una moda. Il futuro sono io. L'hai già fatto, vero? No comment. Ehi, ehi, ma che cazzo succede? Ma che cazzo? Oh merda, no! Ehi, brutta testa di cazzo, che diavolo state facendo all'ascensore? Ma di che cazzo stai parlando? Oh, che coglioni! Dire? Ma mi avete qui sentito? Non sarà nessuno, chiaro, sta per piovere merda! Con quest'ascensore! Lo sapete benissimo di che cazzo sto parlando, imbecilli! Ci siete solo voi due pezzi di merda lì! Chi cazzo deve essere stato? Fatela finita o mi incazzo, capito? Guarda, stai parlando! Guarda, questo è proprio nostro!
Sì, tesoro, non lavora così. Che cazzo guardi? Vuoi essere il prossimo? Levati dai coglioni! Se non fai smettere quella bambina, giuro che... Porta qui il culo, bello. Fuori. Guarda, tanto sai fare solo questo. Guarda! Giocare a queste stronzate. Sì, sei uno stronzo, guarda qua. Ah. Non sei altro che un pezzo di merda. Dai, forza, un pezzo tanto di merda. Lo so che stai barando. Preso! Bravo, adesso Joker. Ti faccio il culo un'altra tanto volta, sai guardare. Guarda, guarda! Forza, riproviamo. Preso! Riproviamo. Non sei nessuno. Non vale niente, non vale niente. Cazzo. Guarda che roba. Finito di provare? Puoi riprovare, sei sicuro? Ok, sì. dai, okay. Andiamo. Allora non c'è problema. Sono sempre pronto stronzo. Per quelli come te. Forza! Merda. Forza, sei pronto? Dai! Tanti soldi ce li ho, ma sei tu che devi preoccuparti. Lo sai? Dai, allora. Dai, cazzo. Oh, sì. Brutto stronzo. Proprio così, ti ho in pugno. Ti ho in pugno. Non vale un cazzo. Ora ti spacco il culo, rassegnati. E di quella parte? Infilaci dentro lo skiller. Legge i bancomat e ci manda i pin via Wi-Fi. Chiaro, meno male che ci si mette poco a modificarli. Dobbiamo aggiornarli per le nuove tessere QC. Non ti preoccupare, abbiamo già risolto. Nessuna legge può fermarci. Come dice Yorak, adattarsi ai cambiamenti, e questo è il segreto. Adesso ti faccio il culo un'altra volta, sai guardare. Guarda, guarda! Preso! Non vale niente, non vale niente. Guarda che roba. Finito di provare? Puoi riprovare, sei sicuro? Ok, dai, andiamo. Ok, allora non c'è problema. Sono sempre un uomo come te. Guarda, sei pronto? Dai, tanti soldi te li ho. Sì, così. Sì, sì. Sì, così. Forza. Questa fa male. Sì. Così. È un parente. Però è debole, cazzo. E non c'entra la sua stanza. Si fa mettere sotto dai fu e soprattutto dalla nonna. Così. Sì. E mio cugino non mi fermava. Quello era già bello che morto. Paga la mia protezione. Non so proprio ancora per quanto tempo. Forza, riproviamo. Non vale niente, guarda che roba. Finito di provare? Puoi riprovare, sei sicuro? Ok, dai, andiamo. Ok, allora non c'è problema. Sono sempre pronto per quelli come te. Forza, merda. Forza, sei pronto? Dai! Ehi, amico, è tutto un equivoco, capito? Iraq ha detto, amico, tu devi... No, è solo che... Ah, ehi, ascoltami, ok? iOS è il regalo più grande che la Bloom ha fatto a Chicago per gli imprenditori. La polizia... Ah, qui ci vivevano. E ci morivano. Non sanno come proteggersi. Elimina la concorrenza. Io? Se sapeste quello che so io... Vuoi bere qualcosa? Poteste fare quello che faccio io. Sì, dai. Prendereste il loro hardware e lo usereste per proteggervi. Prendete il mio castello. Ai sistemi di sicurezza più avanzati, pagati dai contribuenti di Chicago. Grazie a tutti. Torna al lavoro ora.
Ti va? No, grazie. Buona. Cosa? Cosa? Mi stai spiando ancora? Mi controlli ancora? Dimmi, ne vuoi? Perché è tutto quello che ho. Tutto il resto qui è vostro. Fanculo, cazzo, fanculo! Volete farmi cambiare, vero? Io ho solo la mia lealtà e le mie palle, fanculo! Che cazzo d'altro volete? Mi avete in pugno? Sono sempre stato leale e non vi basta! Così! Ancora non ti fidi, amico? Sì. E la mia promozione? Così! Dov'è la mia promozione? Oh sì, brutto stronzo! Proprio tu, ti do il pugno! Ti do il pugno! Sì! Non vale un cazzo! Ti spacco il culo, respirati! Brutto, ti do la vaffa! Proprio così hai imparato! La vaffa non si può fare! Dai, dai! Ci siamo. L'indirizzo IP proviene da quella stanza. C'è una serratura elettronica. Merda! Il codice nella piastrina. Senti, nessuno vi ha rubato niente. Chiama il tuo boss. Ci vorrà un po'. Allora datti una mossa. Madbug, muovi il culo. Ehi, ti ho detto di rimetterla dove l'hai trovata. Io pensavo che tu... Non vola via, sai? Ti ricordi del bulldog di nonna? Quel piccolo bastardo? Sì, quel coglione! Veniva sempre di corsa quando lo chiamavi. Però pisciava sempre sul pavimento. Sì, sì. Capisci che intendo? Sì. No, invece no. Senti, mi costi troppi soldi. E chi pensi che vincerà? Tra te e i soldi. Il signor Quinn è in linea. I soldi? Quinn! Io la incarico della sicurezza e della merce e scopro che ha rubato la lista degli ospiti. Non mi farò fregare, Irak. Calma, non è così che è andata. Temo si sia confuso. In questo affare siamo soci. I suoi ospiti sono i miei ospiti, ne riparliamo con calma all'asta. Non faccia la volpe, signor Irak. Dove sono cresciuto, le impalliniamo tra gli occhi. Fottuto coglione, puoi leccarmi i gioielli. Cazzo c'entra la volpe? È un modo di dire. Un modo di dire. C'è altro? Non so come pensi di superare il recinto o avvicinarti alla stanza. Persino le serrature delle porte sono criptate. Quel ciccione è Bedbug. Entrerà al mio posto. Sul serio? Perché dovrebbe farlo? Scommetto che gli manca uno sbaglio per finire ammazzato. E quando lo commetterà, io ci sarò. Un bel ricatto riesce sempre a far cambiare idea.
La situazione si complica. Se riesco a far concentrare Damien sull'hard drive, troverò Nikki. Conosco Damien, cederà. Devo essere paziente. E ora mi serve Bedbug. Ho letto il giornale. Parlava di un inseguimento a tutta velocità vicino a Parker Square. Praticamente la firma di Aiden Pierce. Nikki è con te? Certo. L'abbiamo letto insieme. E le ho evidenziato tutte le tue azioni tipiche. Era molto spaventata. Non ti conosce bene quanto me. Passamela e basta. Calma. L'indirizzo IP? Sì. C'è qualcosa nel Rossi Fremont. Un piccolo server nascosto dietro una porta chiusa. È un esercito di teppisti. Ora capisci perché mi serve il tuo aiuto. Sai come entrare? Ci sto lavorando. Ora passami Nikki. Visto, era facile. Aiden. Ehi. Tra poco tu sarai libera. Ma che succede? Questo parla come se fosse amico tuo. Non siamo amici. Non più. Ehi, Nikki. Non starlo a sentire. Hai paura che riveli i tuoi segreti? Io non ho segreti. Dai, Aiden. Ti aspetti che ci creda. Siamo fratelli. E allora non dovresti darmi un po' di tregua? Davvero? Io sono tenuta prigioniera dal tuo amico, ma devo darti tregua. Beh, detta così sembra davvero brutta. Oh, ti ho ferito. Dimenticavo quanto sei sensibile. Mi conosci? Ho il cuore tenero. Bambini, basta. Spero che il tuo piano sia buono. E anche Nikki.